Allora, io me lo chiedo per, diciamo, ovvia ragione e curiosità. Mi chiedo se in questo gioco rifatto, ovviamente, ci sia qualche citazione o comunque qualche piccolo easter egg a Persona 4 e Persona 5. In teoria credo di no, perché bene o male credo che l'abbiano rifatto pari pari al gioco vecchio. Forse l'hanno messo, ma giusto per dare quel tocco in più della serie, guarda, l'abbiamo rifatto il gioco. Madonna mia, però, cioè, in questo mondo, in questa era, poi io ripeto, non so quanto i vari giochi delle varie persone siano collegati, chi più chi meno, però pensa un attimo, Persona 4 bene o male è circoscritto, quindi oltre quella cittadina nessuno, tra virgolette, sa cosa potrebbe essere successo. Ma qua bene o male siamo in una città abbastanza famosa e c'è gente che sta morendo per terra e nessuno ovviamente ne parla. Poi gli arresti mentali, quando uscirà un Persona 6, è una cosa comunque, non ti dico che sia una cosa che dovrebbero sapere tutti, però è una cosa che fa notizia. Siamo a Shibuya, una delle città principali di tutto il Giappone, quindi bene o male, se non ne parlano, sembrerebbe strano. Quasi quasi vado dai vecchietti, sai? Vado dai vecchietti perché sono quelli che potrei ignorare di più, in modo sbagliato ovviamente. E lei intanto ci regala un altro frammento, altri tre frammenti, mica male. Allora, ci serve uno ierofante per i vecchietti. Non abbiamo ierofante, wow. Uno ierofante, eccolo qua. Angelo e Jack Frost. Mi scoccia un po' perderli entrambi, perché dovrò rievocarli. Però va bene. Succederà un incidente di fusione prima o poi, secondo voi? Ciao, sono un polpo cervello. Il mio nome è Moikane. Sono nato dal tuo cuore per camminare al tuo fianco. Che la mia saggezza sia al tuo servizio. Sono Zoidberg. Yamata Norici. Bello, il serpentone. Tra l'altro una bella persona e il... debolezza al taglio. Ho capito anche il perché. È un'idra. Ovviamente l'idra ha paura che gli taglino le teste, anche se poi si moltiplica, però è il suo punto debole, diciamo. E possiamo già fare Kaguya. Ovviamente per Kaguya aspetteremo prima di farla. Dobbiamo avere potenzia luce e aumenta luce 25 e 50%. Oltre a questa qui che è 15% in più. Mica male. Posso rifare Arcangelo. È sotto rispetto ad Angelo. Però cavolo, 8 su quasi tutte le statistiche non è male. 5 su forza, ma tutto il resto bene o male è uguale. Arcangelo in questo momento potrebbe essere a un livello superiore rispetto ad Angelo, ma c'ha due debolezze. Come le hanno gestite sti... Boh, vabbè, guarda. No, va bene così, va bene così. Perché tanto Angelo ve lo voglio tenere in squadra. Vaffanculo. Vaffanculo Arcangelo. Dai, andiamo dai vecchietti. Potrei entrare nella libreria dopo la scuola. Andiamo. Dopo la scuola passerò del tempo in libreria. Perfetto. Oh, ciao ragazzo. Come stai? Al negozio di sushi? Sentiamo. Oh no. Diciamoglielo, perché non dirlo sarebbe maleducato, porca miseria, dai. Vabbè, cioè va bene che gliel'abbiamo già detto, però sarebbe maleducato non dirlo. Addirittura. Oh no, i flashback di Maruki. Ovviamente gli anziani si accetta sempre quello che ti regalano, quindi grazie. È ovviamente cortesia, si ringrazia sempre. Lo so, grazie. Il suo? Chi, tuo nipote? Vabbè, è melon pan alla fine, credo. Va bene, ti ringrazio. Fa sempre comodo accettare un regalo, dai. Oh no, si è dimenticato il nome. Vabbè signora, l'anzianità è così, la vecchiaia. Ecco qua tesoro. Due melon pan. Quanto ci daranno di punti salute? Secondo me un centinaio. Quale ragazzo, io o l'altro? Ah, probabilmente è il nipote, dai, sicuro. O il figlio. Non deve scusarsi, non si preoccupi.
Ma in realtà fa sempre comodo parlare con degli anziani. Dicono cose che i giovani non dicono. È il figlio, ok. Brutto. Ah, cacchio. Mi sa che il figlio... Brutto. È finita la musica. Lei lo guarda e la sera... Cazzo, se l'ha dimenticato di nuovo. Secondo me, scopriremo che nella storia il vecchio ci tratta così perché rivede in noi un po' il figlio. Di che si tratta? Ecco. Lo immaginavo. No, non si preoccupi, non c'è problema. La coppia di anziani mi ha raccontato il loro passato doloroso. Sento, il nostro legame si sta rafforzando. Che peccato, cioè, è un po' brutto quando senti queste cose, ti dispiace anche, cavolo. Lo so. Lo farò, d'accordo. Poverini, ho salutato la coppia anziana e sono tornato al dormitorio. Sono simpatici alla fine. Credo che sarà un confidant molto più leggero, forse, rispetto all'anziana di Persona 4. Poi ripeto, forse. Mi chiedo se oggi possiamo giocare online. Nel caso, eventualmente... No, non è disponibile. Ah, perché forse gioca la mattina. No, forse no. Forse è libera la sera. Ha detto nei giorni liberi. Non è specificato, quindi o è la domenica o durante le feste. Diamo un'occhiata al computer, visto che non l'abbiamo ancora mai usato. Vorrei provare questo qui per vedere che cosa ci danno poi. Ha un codice membro per accedere al sito ufficiale. Nel fanbook c'era un codice abbonamento da utilizzare sul sito ufficiale. Diamo un'occhiata al sito. Minchia, che palle. Il sito ufficiale. Solo per i membri, asporto esclusivo. Se mi registro potrò fare un ordine d'asporto su Umi Sushi. Il fanbook, qui c'è il codice membro da inserire. Grazie per la registrazione, speriamo che apprezzerai il gusto di Umi Sushi nella comodità di casa tua. Sono diventato un membro registrato. Ora puoi ordinare d'asporto da Umi Sushi nell'area commerciale di Watodai. Oh, lunedì è festa. Chissà che festa è. Ultimamente sta facendo caldo, vero? Beh, è già maggio. Incredibile come vola il tempo. Sì, assolutamente. Davvero, ne sono successe di cose. E sono sicura che ne succederanno molte altre ancora. La sindrome apatica non sparirà tanto presto. Dato che siamo gli unici in grado di combattere le ombre, forse dovremmo impegnarci di più. Inoltre, devo diventare più forte anche io. Non posso avere qualcuno che mi protegge tutto il tempo. Hai ragione. Soyo, shitteto? Sanada-san. Ok. Dobbiamo andare in ospedale, quindi. Beh, non è che abbiano detto tutto torti, Tonari no Iigumi no class meibo datte sa. Meibo? Boh, forse deve trovare qualche nome. Tu che fai, vieni? Vediamo, certo, vediamo. Se è una cosa inutile, magari torno indietro. Ok, ciao. Siamo venuti a controllarti. Esatto. Beh, e perché allora sei dentro una stanza d'ospedale? Vabbè. Non ti dico che siete amici, ma sicuramente vi conoscete. Però lui conosce lei. Particolare. O parlava con noi. Mio fratello.
一応同じ学校の生徒だ。先月から増え出した謎の無記録書を。お前たちも知ってるだろ。あいつはたまたま患者の何人かを知ってたな。話が聞きたくて読んだ。それより順平、頼んでたものは。ecco quell'elenco。 Va bene, dai, forse abbiamo fatto bene a venire, dai. Già, solo sono io. Ma va, sto benissimo. Esatto. Prima di sbloccarlo, però, secondo me ne passa ancora di tempo, sai. Ha senso. ああいう後悔はした。ベルモティーボ。ベルモティーボ。それに自分がどこまで強くなれるのか興味もあるしな。ノンマレ。やってみれば自分対自分の終わらないゲームみたいなもの。<笑> Junpei... Boh, non lo so. Ehi là! Bentornato. Oh, a quanto pare Kiko ha bisogno di altro tempo per guarire. Beh, non c'è fretta. Vi siete impegnati duramente, approfittate del weekend lungo per riposare. In ogni caso, ultimamente ci sono stati più incidenti, quindi siate prudenti. Non riesco a togliermi questo brutto presentimento. Forse mi sto preoccupando inutilmente. Le preoccupazioni non sono mai inutili. Vediamo, c'è qualcosa da fare? La sala giochi. Vabbè, magari anche no, dai. Abbiamo già i videogiochi gratis a casa. Mamma, posso giocare alla sala giochi? Abbiamo già la sala giochi a casa. La sala giochi a casa. E no, credo che non ci sia nulla. Potrei stare al computer oppure mangiare da qualche parte. Allora, tu cos'è che aumentavi? Il coraggio, giusto? Aumenta il coraggio. A me serve aumentare la conoscenza. Però anche la bellezza forse ci servirà, sai? Non lo so, la tipa della biblioteca sembra una che serve l'intelligenza. Questo aumenta il fascino. Lunedì, martedì e venerdì sera. Ok, oggi venerdì aumenta il sapere. Allora, calmi un attimo. Visto che è venerdì sera, sfruttiamola, vediamo il menu speciale. Un pasto strapieno di pesce per esprimere le meningi e aumentare il sapere. Va bene. Sembra che il personale ancora non mi riconosca. Almeno brillante di fascio, forse sarei un cliente abituale. Ah, non posso. Che sfiga, che sfiga. Quindi dovremmo andare qui. Beh, forse anche mangiare qui diventerei abituale poi. Quindi di conseguenza mi darebbero altri menu che aumentano ancora di più il fascino. Va bene, mangiamo qua stasera. D'accordo. Un cliente abituale ha avuto il coraggio di ordinare la ciotola di agakure speciale. Ok, quindi nell'altro serve il fascino che ti porta al menu speciale. In questo serve il coraggio che ti dà appunto il menu speciale. Nell'altro servirà quindi il sapere, immagino. Martedì, mercoledì, venerdì sera. Con il coraggio audace forse potrei ordinare. D'accordo. Va bene, per oggi ramen normale. Il ramen con maiale. Ho bevuto fino all'ultima goccia di brodo ricco di collagene. Beh, dai. Due tocchini al fascino. Non ce li toglie nessuno oggi. Saliamo di livello. Yes. Dai. Prima statistica che aumenta finalmente. Sento delle persone parlare. 3, 2, 1. Eccola qua. Domani inizia il Golden Week. Hai già fatto progetti? Non proprio. Ma non mi perderò il programma di domani. Televisore, quindi? Grandi affari di Tanaka. È tornato Tanaka. Oh, Gesù, è tornato. Quando sento quella canzoncina non resisto. Devo comprare qualcosa. Lo guardo sempre ogni domenica pomeriggio. Tra un po' finirò al verde. I grandi affari di Tanaka, eh? Va bene, ci guarderò. Allora, magari è come Persona 4, e forse anche peggio in questo. Con uno ci fa un'offerta 10 prodotti a un prezzo assurdo, e con un altro un'arma, un qualcosa che troveremo sicuramente nel dungeon che costa tantissimo. La prima campanella ha suonato. Ok, per oggi le lezioni sono finite. Oh, non c'è né il mago e lui no. Quindi tra poco ci sono gli esami? Che bellezza. Ci vuole fegato a dormire in classe. Se ti beccano rischi davvero grosso. Ma se hai il coraggio di addormentarti, immagino che tu non abbia paura di niente. Vediamo se c'è di nuovo la tipa timidina. Eccola là. Anche perché c'è lei. Oh, cacchio. Non so scegliere, troppe ragazze. Vabbè, dai, aspetta. Forse ci chiede ancora. Parliamo un'altra volta. Salve. Ciao. Sono riuscita a salutarti. Però
Più ci penso, più divento nervosa. Spero di riuscire a migliorare in qualche modo. Buona fortuna, usciamo assieme allora. Così all'improvviso. Devo pensarci. Vai tranquilla. Perfetto, abbiamo già risolto. Tu! Ho deciso che tu sarai la mia waifu. Poi magari appariranno altre femmine, ma per il momento lei è la mia waifu oggi. Ciao, chi è? Ci può salutare, oggi sconti. Hai ragione, dovrei andarci. Ho trovato questo numero sul telefono, ma non so di chi è. Scommetto che me ne ricorderò subito vedendoti in volto. Simpatico il vecchio. Oh, Starkun, devo andare a fare delle compere per la squadra. Nastro kinesiologico, roba del genere. C'è un sacco di roba, quindi mi aiuterebbero un paio di braccia in più, se capisci quello che intendo. Intendi, io porto la roba e tu la prendi? Dovrei passare del tempo con Yuko? Ma certo. Oh, grazie. Non posso fare affidamento sugli altri membri, lo capisci Starkun, vero? E va bene, andiamo al centro commerciale Palovnia. Yuhuu! Poi oggi è sabato, ci sono gli sconti. Beh, è brutto essere gli unici che devo prendersi in carico tutte queste cose. Perché? Che è successo? Incuriosiamoci di quello che le importa. Già che dici così. Non sono sicuro. Voglio saperne di più. Ah, ok. Pensavo fosse una roba un po' più grave, dai. Ma no. Ma no. Ma povera. Non sapevo neanche una risposta. Vabbè, dai, non è colpa tua. Sorella, che cosa ti aspettavi? Non ha tutti i torti. Poteva andare anche peggio, sai? Ma dai, che stronzo! Posso dirti che per esperienza personale, è vero, siamo ancora giovani, ma il giorno che ti renderai conto che non sei più quel giovane, dirai porca miseria. Comunque, hai ragione. Su quello non hai torto. Però devi arrivare fino alla fine della scuola per rendertene conto di certe cose, purtroppo. Beh, sicuramente è un grande impegno, Hai ancora abbastanza tempo. Su quello non ti dico di no. Sorride felice. Sento che il mio rapporto con lei si è rafforzato. Non lo so. Mi ricorda un po' Chie in modo diverso. Per il momento credo che sia la ragazza al top. Al secondo ci metto quella con gli occhiali. Scusami, allora cosa sono servito io? Ti chiedo scusa. Lo conosci? Ah, è il figlio del fratello, sorella? Ah, ecco. Zietta. Ma no! T'ha appena detto di no, stronzo! Chi era? Ah, ok. Meglio che in strada, no? Meglio che in strada. Ma scusa, io cosa sono servito se alla fine le cose te le porti tu? Ma voleva solo uscire, dai. Ho deciso di tornare al dormitorio. Voleva solo uscire con noi, dai. Palese. Aveva bisogno di sfogarsi. Junpei? Ecco. Ehi, che si dice, coso? Finalmente domani inizia il weekend di 3 giorni. Ho chiesto un po' di gente di uscire, ma mi hanno risposto solo ragazzi. Meglio sfruttare il tempo come si deve. Gli esami intermedi sono dietro l'angolo. E io che pensavo di godermi qualche giorno nella beata ignoranza. Oh, ragazzi, se lo studiate sono fatti vostri. Io sono un genio. Più o meno. Ma con questa luce sembra che abbiamo i capelli bianchi slash grigi. E ti dirò, non ci stanno neanche male. Siamo carini con sti colori. Cioè, poteva anche non farlo sto coso. Siamo proprio sotto la luce. E oggettivamente è tutto illuminato. Eppure guarda, passi sotto la luce e puff, ti illumini anche tu. È un dettaglio stupidissimo, ma bello. Bello. Dunque, che c'è da fare oggi in giro? Abbiamo abbastanza fascino.
quindi oggi è sabato, però non c'è il menù speciale. Cosa possiamo fare? Potrei andare a mangiare il riso, aumentare la conoscenza. D'altronde non c'è nulla di speciale, potrei anche farlo al computer. Così non spendiamo neanche soldi, che già abbiamo speso per questo, quindi. Però vorrei provare questi due, i muscoli e la mente. Voglio capire se ci aumenta le statistiche della persona. Questo aumenta il coraggio, questo ancora il coraggio. Lingua straniera aumenterà la nostra conoscenza. Ok, tanto ho salvato. Facciamo un tentativo. Voglio capire che cosa serve. Sembra un programma che insegna a praticare la meditazione attenta. Con questo programma anche chi ha difficoltà a concentrarsi riuscirà a farlo. Forse aumenta la conoscenza. Vengo a mostrarti lezioni sulla respirazione e sulla postura. Che effettivamente mi servirebbe un po' di postura migliore, sai? Ora ho la mente più lucida. Sento che la meditazione mi ha aiutato ad allenare la mente. Non male! Non male in realtà! Quindi, allenare la mente aumenta gli SP, allenare il corpo aumenta gli HP. Non è una cattiva scelta. Non me l'aspettavo, però tanto devo ricaricare, quindi. Che succede? Ah, il ragazzino. Posso fare una congettura? Secondo me, noi vediamo solamente lui. Non penso sia collegato ad Igor in modo diretto. Cioè, sono sullo stesso piano, ma non c'è un vero e proprio collegamento diretto, forse. E credo che lui sia vestito da prigioniero. E lo possiamo vedere solo noi. Perché è collegato al fatto che stiamo per morire. È tipo un angelo custode, un presagio di morte. O, non lo so, proprio il nostro imprigionamento nel fatto che ci abbiamo... Abbiamo solo un anno di tempo. Come sei entrato? Sono nella tua testa. Ancora tu. Beh sì, un po' di settimane effettivamente. La luna piena. Ok, lo immaginavo, sai. Che tipo di sfida? Una delle ombre grosse? Beh, una settimana. Ciao. Allora, se intende che sfrutta questo tempo per allenarti. Anche martedì siamo a casa. Sfrutta questo tempo per allenarti. Ti sta dicendo vai nel tartaro e livella. Bene o male, noi abbiamo già livellato. Quindi non mi sento in pericolo. Ma se davvero la ombra maggiore, mettiamola così, dovesse presentarsi ed essere tanto forte, io tengo questo salvataggio ed eventualmente entriamo appunto dentro il tartaro ad allenarci. Oggi è la festa della Costituzione, iniziano i 3 giorni di vacanza del Golden Week. Ora che ci penso, il programma delle televendite è online. Online? È in trasmissione, volevo dire. Perché stavo pensando a Persona 5 che era su computer Tanaka alla fine. Oggi non si va a scuola, manca poco al programma di televendita. Allora, calmi un attimo. Ricarichiamo un attimo. Per la prima volta facciamo un caricamento. E tra l'altro c'è anche riavvolgi. Ma riavvolgi? Ah, è un salvataggio automatico, letteralmente automatico. Mentre il caricamento sono i miei salvataggi. Cioè, quindi con riavvolgi torno indietro di tot pezzi, ma che sono ben definiti. Ok, gli SP ci sta, ma per il momento, oddio, per quanto possano essere utili, preferisco aumentare le statistiche. E per statistiche io ti dico, andiamo di conoscenza al momento. Corsi privati digitali, una serie di domande pratiche usate da un famoso corso privato sulle montagne. Che tu sia brillante o nella media, devi comunque iniziare il viaggio rispondendo alle domande. Dovrei provare qualche domanda sui argomenti che sto studiando. Il mio sapere è aumentato. Ho finito di rispondere a una serie di domande impegnative ma soddisfacenti. Sento di aver migliorato la mia capacità di pensare fuori dagli schemi. Quanti punti? 2. Vabbè, non è male. Alla fine è come andare appunto a mangiare fuori. E i soldi li abbiamo già spesi per prendere sti programmi, quindi ci sta. Allora, vediamo che cosa c'è in TV, quindi. I grandi affari di Tanaka. Un'orrenda canzoncina orecchiabile. La televendita va in onda ogni domenica. L'inventario cambia ogni settimana. Se hai abbastanza soldi puoi comprare direttamente da casa. L'oggetto ti verrà consegnato il giorno seguente. Dal momento che ogni puntata può essere vista una sola volta, conviene controllare il budget prima di sintonizzarti.
Oh, Tanaka. Sono Tanaka ed eccoci qua con una nuova puntata dei Grandi Affari di Tanaka. Vi offriremo prodotti favolosi a prezzi imbattibili. Oh, le linee telefoniche esploderanno. Oggi vi presentiamo il set regali per la festa della mamma. Mia mamma è morta. Volete dimostrare l'amore per la vostra madre, ma vi serve aiuto? Allora questo prodotto va a caso vostro. Iniziamo con un mazzo di rose, il regalo perfetto. Oh, santo cielo, che meraviglia. Oh, ma aspettate, non è tutto. Cioccolato pregiato, indovinate la quantità. 2 pezzi, USP. 2980 yen. È uno speciale prodotto limitato, disponibile solo per oggi. Vi sentito bene, solo per oggi. No. Ah, ma era tutto assieme? Ah, ma quindi oggi ci offre una sola cosa? Cioè, non ho capito se era oggi che ci offre un solo oggetto o se sempre ci sarà solo un oggetto. Sai che allora, vabbè, non è tantissimo e magari il mazzo di rose non è che ci serva tantissimo, ma almeno il cioccolato, anche se il cioccolato probabilmente ci aumenterà 5 SP, ci può essere utile, dai. Chiamiamo. Ehi, ciao, voglio del mazzo di rose. Oh, sarà anche 3000 yen, però... La prossima volta vi offriremo un set gelatinoso, non perdetelo! Per oggi è tutto, abbiamo esaurito la merce, spiacente! Ci vediamo domenica prossima, stessa ora, stesso canale! Ok, verrà recapitato a casa nostra. Anzi, al nostro dormitorio. Che c'è da fare oggi? Abbiamo il vecchietto, Maya e cibo salutare per il cervello. Onestamente, credo che farò come facevo con Persona 5, che la domenica la dedico apposta a quei personaggi che sono disponibili solo in questi tipi di giorni. D'altronde i vecchietti ci sono tutti i giorni tranne il lunedì, quindi non sono un problema. Maya solo nei giorni liberi, e ci sono 3 giorni liberi, di conseguenza potremmo aumentarla proprio... subito. Come va? Neanche tu hai impegni oggi? Ho degli impegni, mi spiace. Maledetto traditore! Beh, fai pure, la porta è lì. Non pensare a me, sarò qui a fare nulla. Cazzi tuoi, Junpei, mi spiace, ma io ho dei veri amici. Ascoltami, ho degli amici veri. Oddio, non dire che Maya sia proprio vera, però. Vorrei vedere una cosa. 100 yen, ok. Immagina qualcuno con cui hai affinità sociale e la vostra relazione diventerà più intima. Se il legame è stato danneggiato, potrebbe essere riparato. Ok, mi ha appena detto una cosa importantissima in realtà. Legami danneggiati. Il che vuol dire rispondere male potrebbe rovinare il rapporto e probabilmente far passare troppo tempo tra un incontro e l'altro potrebbe renderlo diffidente. Quindi in questo gioco hanno messo quell'opzione che c'era anche in Persona 5 ma che poi è stata scartata. Il che vuol dire che in questo gioco c'era anche nell'originale. Leggendo la divinazione il tempo passerà. In base alla tua fortuna la divinazione può essere effetto positivo o negativo. In che senso sul mio portafoglio, scusami? No, se mi fa perdere tempo... Diciamo che la divinazione ti aiuta a sistemare quel gap che probabilmente c'è tra un incontro e l'altro. Della serie, il tuo rapporto potrebbe non migliorare al momento, vai a fare divinazione se non hai niente di meglio da fare, ti sistemi quel gap. Sono molto tecnico io quando descrivo queste cose, ma è perché alla fine devo capire anche io come sfruttare al meglio questi giochi. Ma guarda quanta gente morta per terra. Ma guarda quanta gente che c'è al cinema oggi. Più tardi andrò a vedere un film con un'amica, è uscito oggi al cinema, ma è in ritardo, chissà dov'è. Vediamo che film c'è oggi, giusto curiosità. Sembra che i biglietti siano esauriti. Oh, quindi ci sono giorni di pieno in cui non puoi neanche andarci. Lavorando al cinema puoi scegliere un turno pomeridiano nei giorni dove non c'è scuola. Il tempo passerà sia lavorando che guardando il film. E che cosa mi aumenta lavorare qui? 5000 yen. Qui posso lavorare nei giorni in cui non ho scuola. Sapere e coraggio. In realtà guarda che non è terribile. Sai che se domani o nei prossimi giorni Maya per esempio non c'è? Per esempio domani gli anziani non ci sono, 100%. Però Maya magari no, magari sì. Cacchio, 5000 yen non è male. Tatsuya, divertiamoci insieme anche oggi, giochiamo? Tra l'altro è la prima volta che entriamo nella stanza di velluto con i vestiti normali. È come se la tua presenza emanasse una luce ben più luminosa di prima. Forse tutto il tuo impegno sta dando i suoi frutti. Ha cambiato discorso quindi ora. Abbiamo qualcosa dell'eremita che non sia... A proposito, ho appena realizzato... So che è una stupidata, ma ho appena realizzato che l'unica persona di Persona 5 che non c'è è quella di Futaba. È una stronzata, lo so che lei è navigatore e non avrebbe senso che ci fosse, però l'ho appena realizzato. Dovremmo vedere con ciò che abbiamo che cosa possiamo creare. Allora, facciamoci un salvataggio per sicurezza, giusto per non sprecare troppi soldi. Vediamo che cosa possiamo craftare. Io sono Arcangelo, desideri potere? Permettimi di essere la tua lama benedetta. Sì, peccato che hai 2 debolezze e l'angelo normale ne ha una, ma...
Lasciamo perdere. Sono dettagli questi, no? L'unico è Arcangelo. Proviamo Arcangelo a fare unicorno. Più saliamo, più stanno peggiorando, eh. Sono unicorno. Io sono unicorno. Proteggerò il tuo cuore puro e candido con il mio potere. Siamo saliti di livello, ma siamo peggiorati. Imperatore, mago eremita. Yes, con Valchiria però, che palle. Va bene, va bene. Vanno sempre a peggiorare. Vabbè che lui era una merda in tutti i giochi, per carità, però. Schiva taglio. Ecco, questo già non è male. Certo che da una Valchiria arrivare a sto pollo brutto. Il mio nome è Omorraki. Ciao signore, noi due siamo un corpo e un'anima, quindi ti seguiremo fino all'inferno. Ti metto nel box immediatamente. Non t'azzardare a toccarmi, vai via. Ok, volendo potrei ricaricare per fare direttamente lui. Però tanto tutte le persone prima o poi ci servono, quindi. Se poi volessimo togliercelo e rifarci Valchiria, Unicorno e Morraki, ti è fatto. Per adesso, a posto così. Abbiamo sprecato tanti soldi, ma ehi, bisogna anche gestire questo. Purtroppo in sto gioco sono proprio i soldi il problema, mi sa. Evocazioni, equipaggiamenti, medicine. È tutto da gestire con i soldi. Pare che Maya voglia giocare a Innocent Sin. Sento che potrei rafforzare il nostro rapporto grazie a Omorraki. Sento che potremmo avvicinarci di più. Dovrei passare il tempo libero alla scrivania? D'accordo. Passerò la giornata a giocare online. Forza Maietta. Sono nel dungeon di Shinagawa. Non vedo altri giocatori online. Si sta avvicinando una ragazza vestita di rosso. Ma che palle che lei però non... Ci sta, però... Che palle che non parla. Aspetta, questo posto non aveva un nome diverso? Lunar Vale, mi sembra. Beh, no problem. Ciao Tatsuya, bello rivederti. Ti ricordi di me, vero? Ci conosciamo, ma certo. Mi sa che lei si è presa tantissimo perché non c'è gente che vuole giocare con lei. Ti ricordi? L'altra giocatrice sembra felice. Proprio come quando Mai e Tatsuya si ricordano. Ma chi è che resta a casa con un sole così? Il sole è sopravvalutato. Sembra che la cosa diverta Maya. Giocatrice per sempre. Lol, forse dovremmo livellare, ma stiamo ancora chattando. Beh, farmare è barboso dopo un po'. Parlare con te è meglio, Tatsuya. Ok, credo che Maya si stia aprendo con me, va bene. Sento che il nostro legame si sta rafforzando. Se bastasse così poco, voglio dire. Vabbè. Zomg. Vado a FK per un po', devo slogare, scusa. Mi ero scordata che i saldi finiscono oggi. Si è scollegata. Ho deciso di scollegarmi anch'io. Oh, se bastasse questo per rimorchiare online, voglio dire. Ehi, come butta? Un mio amico mi ha detto una cosa. Si dice che l'escapade ci stia un tizio che vende indirizzi di siti insoliti. Compramene uno. Vendita di indirizzi? Già, non saranno certi i classici siti in cui l'utente medio può imbattersi per caso. Sembra interessante, ma un posto così sfarzoso avrà una sicurezza di tutto rispetto. Quindi no, gli studenti non sono ammessi in locali di quel tipo. E comunque servirebbe tanto coraggio per entrare. Tanto coraggio, eh? Quanto? Non mi ricordo. Non ho il coraggio per entrare, coraggio almeno comune, eh? Per tua informazione, oggi sarò nella sala comando. Se vuoi andare nel tartaro fammelo sapere. Il karaoke ci aumentava il coraggio, giusto? Mi spiace tantissimo, al momento siamo pieni. I fine settimana sono sempre così, ti conviene tornare un'altra volta. Ok. Allora, visto che dobbiamo diventare abituali anche nei vari ristoranti, andiamo un secondo anche qui. Aumenta il coraggio, che è quello che ci serve. Però mi sembra pieno o sbaglio? Ok, forse devo mangiare un'altra volta per diventare abituale anche qui. Vabbè, il coraggio ci serve, quindi andiamo, dai. E ci ha aumentato il coraggio. Perfetto. Saliamo di livello, che è diventato comune, quindi possiamo andare anche al caffè. Al caffè, all'altro bar, perfetto. Un'ottima giocata, insomma. E oggi è lunedì, i vecchietti non ci sono. Vediamo se c'è Maya. Che cos'è? La consegna del pacco? Ho ricevuto un messaggio. Ah, qualcosa da bere. Che fai oggi? Se sei libero andiamo da qualche parte. Fammi sapere entro il pomeriggio. Forse anche rifiutare tante volte gli incontri potrebbe risultare cattivo presagio nei nostri confronti, però non adesso, rispondiamo dopo. Allora, oggi è il giorno del verde, il secondo giorno del Golden Week. Ok, Maya è ancora disponibile. Io la farei, onesto. Abbiamo un nuovo panino. Nuovo messaggio da Maya.
ho finito di lavorare. Anche tu, Tatsu, lascia perdere i doveri. Vieni online a giocare. Qualcosa per te. Oggi effettivamente è lunedì, quindi ci andrei a vedere. Tanto non ha di sicuro nulla di nuovo, però andiamo a controllare. Mi dispiace ammetterlo, ma non c'è molto che noi adulti possiamo fare per voi quando conta davvero. Dunque, non ho molto, ma dovresti riuscire a trovare ciò che ti serve. Hai qualcosa di nuovo, quindi? No. Che poi, onesto, credo di aver avuto difficoltà in Persona 4 a farmi i confidant per il semplice fatto che per alcuni servivano le statistiche. Non che probabilmente anche qui non servano, però là abbiamo avuto molta difficoltà perché servivano determinate statistiche per andare avanti. Per esempio, con la tipa che ci provava con noi serviva il fascino all'inizio. E ci abbiamo messo un po' per accrescerlo abbastanza. Oh, a proposito, abbiamo ottenuto la bambola. No, non posso. Pensavo che la bambola di Jack Frost servisse per metterla lì io. Va bene, andiamo a giocare con Maya. Potrei avvicinarmi di più a Maya. D'accordo. Sono di nuovo nel dungeon. Vedo Maya. Ciao, ti stavo aspettando. Sono ubriaca. Sei un'adulta, che messaggio del cazzo. Oh, really? Anche io, bella sorella. Scusatemi. Yari, Leo, salvami Tatsu, non mi piace lavorare, non ho tempo per divertirmi. Io faccio già una previsione. Secondo me, già dall'avatar è la professoressa. Non può essere altrimenti, non può essere altrimenti, dai. Mai sembra divertirsi. Beh, è quella la cosa utile. Tre birre finora, mi tieni i capelli? Rar, ho anche un lavoro del cazzo nel weekend. Beh, oggi non è weekend, però penso che sia scriptato perché in teoria dovrei farla per la maggior parte delle volte la domenica. Lavoro a casa, lol. Ma adesso sono sbronza, XD. L'avatar di Maya si è messo a ballare. L'avatar di Maya si è seduto. Non era così prima, non lavoravo mai a casa, ma in questi giorni non ho voglia di fare niente al lavoro. Non ti piace il lavoro? Lo amo! Da piccola era il mio sogno. Maya sembra fiera. Sono passati 8 anni. Forse sono solo annoiata. Ho bisogno di giocare e di bere, ma le scadenze mi perseguitano. Ciononeppure, anche le scadenze imminenti vengo sempre qui, lol. Ciononeppure non è pure una parola, lo sai, vero? È un po' come dire ciononostante. Prendi appunti, perché sarà tutto nell'esame. È la professoressa. Mi piace che tu scriva bene online. Fa molto 1337, Tatsuya, lol. Maya si sta aprendo con me. Sento che il nostro legame si sta rafforzando. Allora, è un peccato che non ci danno benefici, perché nel momento che scopriamo che la professoressa sarebbe figo se ci desse dei bonus come in Persona 5. Non so che sto comparando molto questo e Persona 5, ma alla fine questo gioco è il gioco vecchio rifatto in modo Persona 5. Ma devo tenere in mente che è tenuto con la considerazione del vecchio gioco, quindi non ci sono bonus, punto, non ci sono abilità, punto, fattene una ragione. Beviamoci su, Maya, su. Hai mai detto LOL in real life per sbaglio? Morirei di vergogna. Io odio le persone che dicono LOL nella vita reale e ne conosco. Mannaggia a loro. Una cosa così e mi licenzio di sicuro. Non dirlo a nessuno, ok? Non voglio perdere il posto, mi piace questo lavoro. Devo tornare al lavoro, buonanotte. Ma è ancora giorno. La giocatrice Maya si è scollegata. Ho deciso di scollegarmi anche io. Cioè, noi andiamo lì solo per vedere se c'è Maya, appunto. Diciamoci la verità. Vediamo. Ah, così? Siamo scesi, non c'è nessuno. Giochi posizioni aperte e per tua informazione. Lo so, sei qui. Dobbiamo tenerla in considerazione, come ripetevo questa settimana, perché se davvero poi ci sarà una boss fight alla fine di questa settimana, allora dobbiamo tenere in conto che se siamo sotto livello dovremmo gestircela. Però aspetta, io non posso andare al cinema la sera. Vabbè, abbiamo il coraggio almeno comune, andiamo nel nuovo posto. Sono sicuro che ci daranno un nuovo companion, o meglio, un nuovo confidant qui. Ho fatto valere il mio coraggio e sono entrato nel club. Mi fingo adulto. C'è una che legge le carte. Ti prego, dimmi che... Oh, aspetta, devo andare subito da lei. E devo trovare chi è che ci dà i siti internet. Scusatemi. Ehi là, indovina?
Percepisco una strana aura che ti circonda. Ho delle visioni, il passato, il presente, il futuro della gente e anche il congiuntivo. Di solito vedo chiaramente, è molto lontano, ma tu sei differente. Nel tuo futuro c'è sia luce accecante che ombra imperscrutabile. Vedo solo una piccola parte. Quel che c'è dopo è avvolto dal mistero. Il tuo è un fatto davvero unico. Ora, ragazzo, portatore di luce e ombra, se vuoi conoscere il futuro prossimo, vieni a parlare con me. Sai che mi sono venuti i brividi? Ho fatto una bellissima voce. Ti offrirò le mie limitate visioni. Chiaroveggenza, parla con l'indovina al club per scoprire il tuo futuro. Una lettura positiva influenzerà il tuo prossimo viaggio nel Tartaro. I risultati della divinazione valgono solo nella giornata della lettura. Ogni mese è a disposizione un numero limitato di divinazioni. Tale numero viene ripristinato ogni luna piena. Aha. Consideriamo che dobbiamo livellare. Se dobbiamo livellare, veniamo dalla signora, entriamo nel Tartaro, facciamo un sacco di roba. L'indovina non può predire il futuro nelle notti di luna piena, pianifica le visite in base alle fasi lunari. Aha. Ah, quindi sì. È un po' stronzo il meccanismo, però in sostanza, se tu devi farti una boss fight e vuoi il suo aiuto, ti bloccano già a prescindere. C'è la luna piena, non riesco a leggere una sega. Sembra esserci stato un cambiamento in te. Beh, lascia che ti fornisca una nuova divinazione adatta all'insolita luce che porti in te. Ora puoi selezionare la nuova divinazione, divinazione della rarità. Aspetta! Mi stai dicendo che con questo posso trovare più ombre rare, vero? Che cosa sarà? Vuoi conoscere la tua sorte? La mia fortuna, voglio conoscere il mio futuro. Vediamo. Allora iniziamo. Hai premuto il grilletto del fato, il proiettile attraversa molti e va dritto al bersaglio. Quale sia il bersaglio però mi è ignoto, questo devi scoprirlo per conto tuo. Speriamo che tu possa trovare la fortuna nel destino. Quindi la mia fortuna immagino che mi costa invece. Divinazione della rarità, aumenta la probabilità di incontrare nemici rari nel Tartaro. Madonna. Grazie, 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 grazie. Quindi, sei tu che mi vendi siti? Uomo sospetto. Io, Mario. È di certo un forum affascinante. Anche te interessa il dark web? Il dark web. Io raccolgo informazioni da varie persone su siti e forum interessanti. Se vuoi posso venderti delle informazioni, persino roba top secret. Al club Escapade un informatore vende delle note con su scritti indirizzi di siti. Digitando gli indirizzi su un computer pubblico si potrebbero scoprire alcuni segreti della città. Computer pubblico, quindi intendi andare all'internet caffè forse, perché magari usarlo nella nostra stanza o addirittura nel computer del dormitorio potrebbe essere pericoloso. Nota sul forum Iwatodai. Nota sulla scuola X. Vabbè, per 500 yen dammeli. Ma che cacchio, manco costassero chissà quanto. Grazie, cercherò altre informazioni succulente. Grazie a te, Fra. Cioè, 3 euro per denaro. Ma dove? Quando mai? 3 euro per tutte queste informazioni, cioè. Che poi sicuramente più avanti mi costerà tipo un'informazione 10.000. Per carità. Do il benvenuto, se vuoi farti notare porta accessori d'obbligo. Commesso di roba di lusso, collana amrita, del coraggio, anello avaro e fermaglio di platino. È costoso ma inutile. Un'esperienza in battaglia, 100.000, ottimo. Dopo la morte per una sola battaglia e collana di lusso protegge da tutte le alterazioni. Allora, non male, questo però è molto interessante. Appena arriviamo a 100.000, subito, cacchio. È da controllare spesso, sai? È un peccato che però siano tutti fermi. Gli unici due che ballano sono gli unici due interagibili. E tutti. Potevano farli anche che si muovessero pochissimo, però dai, potevano farlo almeno. Aumentare ancora le nostre statistiche, ora che non ci sono impegni importanti dovremmo sfruttarlo. Al Wild Duck hanno detto che c'è un nuovo hamburger. A noi che statistica ci manca da aumentare? La conoscenza, vero? Ok, non hanno ancora nulla di nuovo. Però scusami, non mi aveva detto che era... Ah già, però era ieri, oggi al mattino. Allora, il riso era al lunedì. Quindi in teoria è meglio andare di qua che ci aumenta anche il sapere. Sembra che il personale ancora non mi riconosca. Mi serve il fascino. Ok, quindi andiamo a ritroso. Sapere che serve il fascino. Il fascino che serve il coraggio. Il coraggio che serve il sapere. Ok, quindi ci serve un livello di fascino superiore. Quindi servirà almeno il terzo livello per farci conoscere. Ok, sai, allora pensavo sarebbe bastato. E allora andiamo al computer. Li abbiamo già pagati gli strumenti, quindi. Però vorrei vederli questi qua, sai? Allora, proviamo la scuola. Vediamo che cosa c'è. Se non c'è nulla di utile, torniamo indietro. Canale di mezzanotte. Ma va? Tra gli argomenti solo per quelli del terzo anno e chi è più sexy. Il topic più recente è... Qualcuno ha provato i takoyaki del negozio scolastico?
Darò un'occhiata a questo. Wow. Ah, non l'ho mai visto in vendita. Perché la quantità è così bassa? Sardina. Ho visto uno che si lamentava col venditore. Beta. Buone notizie, ora Takoyaki sarà sempre disponibile. Ho chiesto informazioni, a quanto pare le richieste erano tantissime. Adesso lo avranno tutti i giorni in vendita. Fan del tennis. Aspetta, quindi possiamo comprarla anche quando ci pare. Oda Nobunaga, allora approfitto. I Takoyaki speciali. La prossima volta dovrei dare un'occhiata. Quindi le informazioni molto probabilmente ti sbloccano oggetti nei vari posti. Vediamo quanto vale la... Ah, però cacchio, è festa anche oggi. Ok, torniamo un passo indietro. Magari lo facciamo domani, che così utilizziamo la giornata in modo migliore. È il giorno dei bambini, l'ultimo giorno del Golden Week. Chi è? Ancora Maya. Nuovo messaggio da Maya, ideale per la pelle. Ma sì, ascolta, va bene così. Facciamo che se ci serve per forza la statistica, magari il nostro rapporto grazie alla persona sento che mi posso avvicinare. Oh, il Golden Week è stato perfetto. È stato perfetto, ci siamo fatti un confident di 3 livelli in una botta sola. Sono nel dungeon di Shinagawa, Maya non è collegata. Faccio un po' tardi, arrivo, ok? Maya è entrata nell'area. Ero al telefono con mamma, mi dice sempre le stesse cose. Uff, vuole solo che mi sposi qualcuno. Che problema ha? Non vuoi sposarti prima devi trovarti un ragazzo, madonna mia. Sapendo che poi è un'adulta. Facciamo un po'. Perché è una risposta del cazzo che darei anche io. Pianifichiamo le nozze allora. Così fai contenta mamma. Anche senza conoscerci in real life. Oh, prendimi Tatsuya. Che ha fatto pure la faccina con le braccia alzate. Oh, il 2009, che tempo. Con tutte le faccine e le abbreviazioni. Che poi lo sapete, io sarò vecchio a dirvi sta stronzata, ma le abbreviazioni in quel modo servivano al tempo per sprecare meno sms possibili, perché costavano un sacco mandare gli sms una volta. Non ti preoccupare, sono ancora buona per la mia porco. È la professoressa, sì. È la professoressa, sì. E si sì, sta a pensare che le donne possano essere felici solo se vincolate. L'altra notte mi sono ubriacata e sono svenuta Paolo. Oh, Gesù. Poi un vecchio mi ha detto tipo... Così non troverai mai un uomo. L'ha mandato fuori. Oh, Gesù, l'amo. Voglio sposarmi la professoressa. Comunque, scusa, non c'entrava niente. Sono un po' stanca. Ma ora sta meglio, XD. Tieni Tatsuya, è per te. Cosa mi ha dato? Mai ha usato la pozione di cura su Tatsuya, ma non ha avuto effetto. Oh, avevi gli HP già full, le Mao. Doveva essere un grazie per aver ascoltato le mie lamentele. Va bene. Sento che il nostro legame si sta rafforzando. Ma, scusa un attimo. Ma il mio ordine da Tanaka, scusa? Che fine ha fatto? Cioè, l'ho realizzato adesso perché mi ha regalato una pozione, ma quello che ho preso, scusa? Sei quel vecchiaccio di cui ti ho parlato. Sta davanti a Paolonia. Se lo vedi, trattalo male. L'ho visto anche in uno strano programma in Davvero? Bene, ora mi alleno per fare la brava casalinga per Tatsuya. Ciao! Voglio farmi la professoressa adesso. Ho saputo di un uomo della TV che di notte va al centro commerciale di Paolonia. Ho deciso di scollegarmi anche io. Non dirmi che incontriamo... Oh, Gesù, lo incontriamo per davvero? Incontriamo... Eccolo qua il mio ordine. Quindi arriva 2 giorni dopo. C'è un pacco vicino alla porta. Sembra che il mio ordine di quel programma di televendita sia arrivato. Vediamo cosa c'è nella scatola. Mazzo di rose e cioccolatino. Non aumenterà tanto, secondo me. Secondo me sono 5 SP. Oh. Ehi, come butta? Wow. Ti sprechi, tutte... Jim e Junpei? Direi che stanotte non andiamo nel tartaro. Cerchiamo lavoratori urgentemente. Quindi più soldi e più statistiche? Non potrebbe essere una buona idea, sai? Però, se davvero è Tanaka, andiamo a vederlo. Voglio vederlo dal vivo. Non mi sembra di vederlo. Oggi è una serata che richiedono tante persone. Ci guadagniamo qualcosina di più e aumentiamo anche il fascino e il coraggio. Certo, dovremmo aumentare il sapere noi, È pieno, dovrà essere più efficace del solito. Ho offerto il mio aiuto ad un altro membro, ok, la stessa roba dell'altra volta. Mi sono fatto coraggio, ho provato a risolvere i problemi dei clienti infuriati. Ok. Ma ecco, quanto mi dai? Grazie per essere rimasto, oggi ho deciso di aumentarti la paga oraria. Continua così, quindi se veniamo anche più volte, ancora più soldi. Ma che bello. Viva la democrazia. 4000. Coraggio e fascino. Beh, d'altronde lo sciagale è il posto che siamo venuti più volte fino ad ora, quindi ci sta. Dobbiamo però aumentare il sapere. Dobbiamo essere dei geni per poter parlare con Kirijo Senpai, d'altronde. E oggi si torna a scuola. Aspetta, internet. Probabilmente stava aggiornando le informazioni per chi gioca online. Sento delle persone parlare. 3, 2, 1, eccola qua.
No, la Golden Week è finita, che tristezza. Sai, i conigli possono morire di tristezza, Dio mio. Ok, innanzitutto, non sei un coniglio. E poi non è tristezza, ma perdita di appetito. Cosa? Incredibile, ero certa che potessi morire di depressione. Oh, a proposito di tristezza, l'ultima volta al santuario Nagagaki ho visto una bambina delle elementari. Sembrava così triste giocare da sola. Mi è dispiaciuto per lei. Nuovo confidant? Ok. La prima campanella è suonata. Allora, diamo un'occhiata ai takoyaki. Se valgono la pena di essere presi, li lasciamo. Chi sei tu? Che... Madonna mia. Ti immagini se poi in realtà era lei online? No. Oggi non mi va proprio di insegnare. Ieri sera guardavo la TV e ho visto uno speciale sui treni. Viaggiare in treno è sempre bello, vero? Le cuccette sono il sogno di qualsiasi viaggiatore. A proposito di treni, parliamo del strumento romboidale che si trova sul tetto del treno. Ok, quello che fa passare l'elettricità. L'energia viene generata quando il dispositivo tocca i cavi appesi più in alto. Sembra sapere di cosa parlo, Star. Vediamo se ho ragione. Come si chiama il dispositivo che serve a generare elettricità nel treno? Mio zio lavorava sui treni, ma non mi ha mai parlato di come si chiama questo, quindi ho dovuto cercare online. Il pantografo. Ok, che è un po' barare così, però porca troia. Come dovrei saperle io ste cose? Sei un appassionato di treni? La maggior parte dei treni moderni assorbe elettricità facendo toccare il pantografo con i cavi appesi in alto. Ma nella nostra monorotaia il pantografo è nascosto sotto il treno. Ho risposto correttamente, in classe mi guardano tutti con rispetto. Lo so. Peccato che a me servirebbe il sapere, non il fascino, però vabbè. Siamo belli ma stupidi a quanto pare. Allora, guardiamo i takoyaki, se ne valgono la pena. Oggi pomeriggio le lezioni sono finite. Per quanto pare la bambina è tutta sola al santuario. Forse dovrei andarla a cercare. Sembreresti però un po' inquietante andare a cercarti una bambina a un santuario. Anche perché molto probabilmente... Ah no, oggi non c'è. Ah beh, però aspetta, magari è qua dentro. Con Odagiri, ok. C'è lei. Però se la bambina davvero può essere un nuovo confidant, tanto vale andarlo a prendere. Prima però andiamo a vedere i takoyaki. Perché se mi danno un buon potenziamento... Beh, sono da tenere in considerazione, letteralmente. Oh, i takoyaki bianchi! È il nostro nuovo attesissimo prodotto che sta ottenendo un gran successo! Ricevo così tante richieste dagli studenti che ho iniziato a farne scorta ogni giorno. E sai cosa? È gettonatissimo! Scusa, sto divagando. Comunque, questo takoyaki bianchi è deliziosissimo, persino se lo metti in freezer. A casa, provalo! Aspetta, noi... Quindi il frigo serve a qualcosa? Oh, scusa, sto parlando troppo, vero? Allora, cosa volevi comprare? 200, ha un sapore... Oppure migliore se raffreddato in frigorifero. Torta bianca a forma di pesce. Ah, i takoyaki, ho letto takoyaki, sono un cretino. C'è qualcos'altro che posso mettere allora nel freezer? Non lo so se ne vale la pena, sai? Forse per adesso è inutile, o forse messo nel frigo ci dà qualche potenziamento diverso. Non lo so, meglio ricaricare. Sfruttiamo la serata in modo diverso. Facciamo lingua straniera, forza. Perfetto. Il frigo pieno di cibo e di ingredienti. C'è un avviso nel frigo. Il prossimo giorno di pulizia del frigo è il 31/5. Potrebbe esserci spazio nel frigo quella data. Ok.